Gentile signora Philip, lei è una persona molto nota. Ha cantato su alcuni dei più prestigiosi palcoscenici del mondo. Dopo il suo debutto al teatro di Brasov nel 1958, dove ha cantato in Rigoletto e Traviata di Verdi, si è affermata subito a livello nazionale e internazionale. Nel 1990 è diventata solista dell'Opera di Bucarest. È stata accolta calorosamente dal pubblico che frequenta alcuni dei più importanti e esigenti teatri di opera del mondo, alla Staatsoper di Vienna, Staatsoper di Amburgo, Semperoper di Dresda, al Liceo di Barcellona, a Covent Garden di Londra, all'Opera Royal de Wallonie di Liège. Molti spettacoli in cui era coinvolta sono finiti trionfalmente. Il suo primo ingaggio importante all'estero è stato però quello con il Teatro di Basilea, dove ha interpretato il ruolo con cui ha debuttato a Brasov, il ruolo di Violetta nella Traviata di Verdi. Sembra che Verdi le abbia portato fortuna. Come ricorda i suoi primi passi verso la celebrità internazionale? Caro professor Arbore, mi permetta prima di tutto di salutare tutti coloro che sentiranno questa nostra breve conversazione e poi ascolteranno, come da lei richiesto, alcuni brani del mio repertorio. Dedico volentieri questi frammenti della mia presenza sulle varie scene del mondo alla Giornata Internazionale della Musica, arte che unisce attraverso i suoni magnifici delle alcune composizioni note su quasi tutti i meridiani, gli appassionati della grande musica in un'unica comunità del sentire. Ci fu un momento nella mia vita in cui, in modo del tutto casuale, ebbi la fortuna di accedere quasi casualmente all'anima del pubblico di un grande paese come la Francia e della critica musicale francese. Mi trovavo nel 1996 a Toulouse, dove avrei dovuto interpretare al Teatro Capitole il mio già fortunato ruolo di Violetta nella Traviata di Verdi. Nel primo giorno di programmazione dello spettacolo, il ruolo doveva essere interpretato dal soprano italo-americano Kathleen Casselot, artista di grandissima fama internazionale. Poiché non vedevo da tempo mio marito Cristian Michailescu, che era appena arrivato da Francoforte in quello stesso giorno, abbiamo deciso di andare a passeggiare sulle strade del centro storico della bellissima città di Toulouse. Mentre camminavamo è scoppiato un temporale e ci siamo proposti di tornare in albergo per prendere gli ombrelli e proseguire il tour della città. Appena entrati nella nostra stanza, ha squillato il telefono. Era la segreteria del teatro che mi cercava disperatamente per chiedermi di venire urgentemente al Capitole per sostituire quella sera stessa la Casselot, colpita da un forte raffreddore, ragione per cui lo spettacolo rischiava di saltare. Siamo andati in fretta al Capitol e quella sera il pubblico, venuto per la Casselot, ha visto e sentito me. Il giorno dopo la stampa ha scritto con caratteri cubitali: la nuova regina della Traviata è una romena. È nota la sua amicizia con un altro celebre soprano, la spagnola Montserrat Lacabalè. Sembra che voi avete avuto anche delle preferenze musicali comuni.
che sono andate oltre i confini della musica d'opera. Ho incontrato la Cabaye a Londra. Ho debuttato a Covent Garden cantando insieme alla Cabaye in un'opera di Rossini assai difficile, Il viaggio a Reims. La Cabaye era celeberrima in quei tempi. Agli inizi degli anni 90, lei, insieme a Freddie Mercury, avevano lanciato la celebre canzone dedicata alla città di Barcellona, canzone che poi è diventata l'inno dei Giochi Olimpici del 1992, tenuti proprio a Barcellona. Sono stata affascinata da questa sua esperienza. Appena tornata a Bucarest, ho ricevuto la visita di Cristi Minculescu, l'anima della formazione Iris. Mi ha chiesto la collaborazione con Iris continua, con grandi soddisfazioni reciproche. Abbiamo decine di migliaia di spettatori. Lei è probabilmente la sola cantante d'opera del mondo che abbia vinto tutti i premi Mozart ai concorsi internazionali a cui ha partecipato. A Barcellona nel 1983, a Vienna nel 1987 e a Toronto nel 1991, in occasione del bicentenario della nascita di Mozart. D'altronde lei ha interpretato i ruoli di base in Don Giovanni e Le nozze di Figaro di Mozart e in altre opere dello stesso Mozart. Ma la sua grande passione sembra essere l'opera italiana. Ha cantato in varie opere di Verdi, oltre la Traviata, come Il Trovatore, Falstaff. Tra i suoi autori preferiti sono Gioachino Rossini, con il suo Barbiere di Siviglia, Vincenzo Bellini, con i Capuleti e i Montecchi, Puccini, con la Bohème, Donizetti con Lucia di Lammermoor. Sembra che lei abbia un grande amore per la musica italiana e per l'Italia. È perfettamente vero. Le composizioni di Verdi sono appassionanti, ma appassionante è per me tutto il bel canto italiano. Si sente nelle sue musiche l'anima viva del suo paese. Appassionante, d'altronde, è anche tutta l'Italia, con i suoi splendori artistici, la sua musica, la sua architettura, la pittura e con il paesaggio umano, indimenticabile. E Venezia, che cosa è per lei? È la più bella città del mondo.
uno scrigno di arte e cultura. Pochi anni fa ho cantato sulla scena di uno dei suoi teatri storici, il Malibran, un gioiello, su invito dell'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica, che saluto affettuosamente. Un abbraccio affettuoso anche ai romeni che vivono nel Veneto nord-orientale e a tutti coloro che ascolteranno questa nostra breve conversazione. She's more than a distance.